Ah, non è possibile che ogni 30 parole che dico in video poi scappa la lacrimuccia, mannaggia. Cincionando in giro per il web sono incappato in un articolo di Lega Nerd dove parlavano di Strappare lungo i bordi, serie animata di Netflix scritta da Zero Calcare. La serie la conoscete sicuramente tutti e molto probabilmente tutti l'avete già vista, quindi non mi perderò in chiacchiere. Però voglio esordire questo video con il titolo dell'articolo citato poco fa. Questa serie è il meraviglioso ritratto agrodolce di una generazione perennemente inadeguata. Questa descrizione è la migliore che possa essere fatta per questo prodotto e non riesco più a levarmela dalla testa. Cari compagni di avventura settimanale, il cui presente opinionista fallito dello storytelling ha deciso di parlarvi a tutto tondo di quello che pensa, in tutta onestà, di questa serie. E come sempre per questo format, senza alcun tipo di spoiler. Arriverà però settimana prossima un video spoileroso, diciamo, interamente dedicato al finale della serie e interamente dedicato al suo significato più intimo. Quindi, insomma, in caso, dai! Voglio cominciare questo mio contenuto dicendomi estremamente euforico. Sono contento che uno dei prodotti più genuini, validi e commoventi dell'ultimo anno sia un cartone animato fatto in Italia, da italiani per italiani. La storia comunque mette in scena un viaggio di Zero Calcare e dei suoi amici, che però si scopre presto essere una cornice. L'idea di questa trasferta, narrativamente parlando, funziona come perfetta occasione per intavolare delle digressioni, delle riflessioni e spingere il flusso di coscienza del protagonista cercando di trovare una quadra alla propria vita. Questo concept funziona perché è normalissimo prendere un treno, guardare fuori dal finestrino e abbandonarsi ai propri pensieri. Siano questi dei ricordi, siano delle meditazioni o siano anche delle considerazioni effettive. Non è un caso che questa storia sia di stampo autobiografico, perché sì, le storie di Michele Rec, per chi non lo sapesse, sono tutti quanti i suoi vissuti, edulcorati chiaramente, romanzati, però partono da questo fondo di verità. Tornando invece alla storia, il concetto di viaggio è uno spostamento che ha un inizio e ha una fine, ha una partenza e ha un arrivo. Quindi va bene riflettere su ciò che siamo stati e su ciò che siamo, ma bisogna anche andare oltre e pensare al domani, all'arrivo. I flussi di pensiero del protagonista procedono invece su più livelli. Ti descrivono i personaggi, ti contestualizzano il vissuto di Zero Calcare dall'infanzia al presente, ti mostrano i suoi pregi e i suoi difetti e ti presentano le identità che lo circondano attraverso una maschera. Il punto di vista della storia, infatti, è quello del protagonista, quindi tutti i personaggi che vediamo sono dipendenti dal modo che ha Zero Calcare di vederli e di viverne nella propria quotidianità. Se nella storia ci sono dei giudizi, questi giudizi sono del narratore, sono soggettivi e sono parziali, non sono assoluti. Questa dinamica della soggettività del punto di osservazione viene palesata dalla sceneggiatura nel suo finale. Però, come detto, non vi voglio fare spoiler qui quest'oggi, ci sarà il video apposito nei prossimi giorni. Tutti questi episodi collaterali che vengono raccontati attraverso la loro quotidianità riescono a fare breccia su chiunque, perché tutti quanti dobbiamo riordinarci casa, tutti quanti abbiamo affrontato le difficoltà della scuola, tutti abbiamo vissuto o stiamo vivendo le insicurezze del mondo lavorativo, tutti quanti, insomma, abbiamo un qualcosa che rivediamo nel personaggio protagonista. Durante la visione affrontiamo questi alti e bassi della sua vita, alternando momenti di gioia a momenti di tristezza. Vediamo insomma attraverso il suo tran tran giornaliero anche la nostra di esistenza. Questo ci fa sentire in sintonia con il prodotto, ci mostra che non siamo soli, ci sono altre persone come noi, ci sono individui che ci capiscono. Zero Calcare rappresenta un'intera generazione nata a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90. Troppo giovane per essere compresa da chi ha avuto le grandi possibilità e troppo vecchia per i giovani pieni di idealismi e di passione. Parliamo di una fascia di individui schiacciati dal peso sociale, dalle aspettative, dalle responsabilità, dalle illusioni e anche dalle delusioni. Questa serie parla a tutti coloro che, come anche il sottoscritto, sono impauriti continuamente dal concetto di fallimento e che vedono spesso negativamente ogni istante della propria vita. Parla a tutti i giovani a cui è stato detto che la vita era semplice, disseminata di tappe imprescindibili e ben scandite, da questi percorsi tratteggiati e predeterminati. Parla a chi continua a rincorrere uno scopo solo perché questo gli era stato detto essere il modo migliore di vivere. Parla a chi non riesce a capire il valore della propria vita. Parla a chi nell'aprire il proprio canale YouTube sceglie un nickname che in Giappone è un sinonimo colloquiale studentesco di fallito. Parla a molti giovani italiani, insomma.
Chi invece è addentro nel mondo del fumetto e dell'animazione e che magari conosce pure le opere di Zero Calcare perché le ha lette, le ha pulite, le ha recuperate nel corso del tempo, potrebbe forse trovare questa serie una sorta di minestra riscaldata. Però parliamo di tematiche molto care all'autore e che non solo lo caratterizzano, ma che funzionano per il grande pubblico. Puoi fruire di questa serie anche se non hai mai letto qualcosa di Michele, perché è immediata ed è comprensibile. È potente nei suoi messaggi e nel suo modo di metterli in scena. Noi non siamo di fronte in questo caso al racconto di una vita con una banale chiave satirica. Qui veniamo posti davanti a un prodotto intimo ma maturo. In pochi minuti ti viene lanciata addosso l'intera insoddisfazione dei millennials. E qui si vede che l'autore ha fatto tesoro delle sue esperienze precedenti e probabilmente, grazie anche alla conoscenza del media cinematografico avuto con il film live action del suo primissimo fumetto, ha una magistrale consapevolezza della comunicazione che bisogna avere in un media come questo. Ogni decisione presa in fase di sceneggiatura rasenta secondo me la perfezione. Si abbandona l'idea di farne un film e si opta per una narrazione a episodi ma che non sono autoconclusivi. Ognuno di questi è un perfetto tassello di una narrazione di stampo antologico, con aneddoti sì verticali e fine a se stessi, ma che poi si scopre convergono tutti nel messaggio di fondo del gran finale. Il ritmo serrato dato dal tipo di narrazione, che vi ricordo essere un flusso di coscienza e quindi per definizione veloce senza pause, se posto in una pellicola avrebbe seriamente appesantito la fruizione. La visione episodica invece, anche se binge watchata, quindi anche se ti spara una puntata una dietro l'altra, grazie agli stacchi iniziali e finali dona aria e respiro alla storia, consente quella pausa mentale di riflessione, lascia quindi metabolizzare ciò che si è visto. Immaginatevi un film di 110 minuti dove lo spettatore, voi in questo caso, venite bombardati continuamente da monologhi ininterrotti. Secondo me a una certa vi esplode la testa. Quindi queste pause tra un episodio e l'altro invece permettono di far adagiare e stratificare ogni informazione che Zero Calcare vuole comunicare. Il ritmo funziona, insomma, che si tratti di un momento iconico, di uno divertente o di uno drammatico. E qui lo devo dire, l'autore è sempre dolce e delicato nel trattare anche l'argomento più nero. Volendo invece uscire dal contesto narrativo per parlare del restante comparto tecnico, cosa dire, character design e tratti sono subito riconoscibili e ricollegabili allo stile di Zero Calcare, dando quindi la perfetta autorialità al contenuto. Le animazioni sono fluide nella loro basilarità, che però risulta funzionale al tratto utilizzato e alle varie palette di colori. La fotografia adottata abbraccia l'energia e la pastellosità dei colori. Poi esiste il termine pastellosità? Licenza poetica. Diciamo che lo stile cartunesco entra in conflitto concettuale con quello che è il mood della storia, creando per i profani dell'animazione un interessante meccanismo di narrazione per immagini, che è un po' in contrasto, se vogliamo. Forse banale e scontato per chi fruisce l'animazione da sempre, ma che risulta perfetto per chi invece se ne è sempre tenuto la larga. Perché lo stile cartoon, unito a delle tematiche molto profonde e molto mature, crea per l'appunto questo conflitto interiore nello spettatore che è distante dai contenuti fatti a cartone animato. Piccolo aneddoto personale, ho avuto modo di parlare con molti conoscenti di questo prodotto. Sapete, no, le chiacchiere da bar o nelle pause del lavoro. Argomento di conversazione, insomma, quindi tutti hanno visto questa serie e ne parli un po' con tutti. Ecco, secondo me il prodotto funziona perché rompe uno dei paradigmi più tragici che ha da sempre afflitto l'animazione in Italia. È un cartone animato che gli adulti, anche quelli lontani per l'appunto dall'animazione, ritengono essere un ottimo prodotto generazionale pensato per loro. Il doppiaggio comunque è un ulteriore elemento che innalza questo contenuto, perché funziona su due livelli distinti. Tutti i personaggi, ad eccezione dell'armadillo, allegoria della coscienza di Zero Calcare, sono doppiati dallo stesso Michele Rec. Se partiamo dal presupposto, come detto prima, che tutto il racconto è un flusso di coscienza, è corretto che, vedendo il tutto dalla sua mente e quindi dalla sua prospettiva, anche le voci dei personaggi siano storpiature fatte da lui, dalla sua mente. Narrativamente è corretto e funzionale, quindi. Poi rende anche il prodotto più iconico e personale, e questo gli fa guadagnare anche molti più punti. La cadenza capitolina si sente, ma non dà fastidio, e ve lo dice uno che non capisce nemmeno il proprio dialetto e che evita tutti i programmi dove non si parla in dizione. E questo perché spesso non li capiscono, che sono infame e mi lamento dei prodotti italiani in generale, che se non capisco cosa viene detto mi è difficile fruirne. Sì, ho difficoltà con Gomorra. Mannaggia.
Qui invece questo comparto funziona, va proprio a valorizzare il contenuto. Dramadillo invece, che come detto ha una voce tutta sua, viene doppiato invece da Valerio Mastandrea, che con la sua voce calda riesce a rendere memorabile ogni sua comparsa a schermo. C'è tecnicamente poi una dinamica del doppiaggio che muta a fine serie, nell'ultimo episodio, ma per quanto sia una delle migliori trovate mai portate a schermo dalla grandenne, parlarvene sarebbe spoiler e quindi ne riparliamo nel futuro video spoileroso. In conclusione, questa serie riesce nel suo intento, racconta un'epoca, narra di una generazione, espone la cultura popolare di un'importante fetta di italiani. Dimostra poi, infine, quanto un prodotto d'animazione fatto sull'italico suolo possa competere con le grandi produzioni estere e avvicinare il grande pubblico verso media che ancora oggi viene visto con enorme diffidenza. Questa serie, insomma, è un vero e proprio gioiello di cui andare fieri e su cui infondere molte speranze per il futuro dell'animazione italiana. Anche per oggi, insomma, siamo giunti alla conclusione di questo video. Già che ci sono, vi ricordo che è in pre-order il mio nuovo libro, un saggio a tema Attack on Titan, come sempre link nell'info box se volete un po' di informazioni in più, o insomma se volete vedere una preview del saggio stesso, e come sempre nell'info box trovate anche tutti i link utili per contattarmi privatamente, per seguirmi o per supportarmi su Patreon. Se siete arrivati fino a questo punto del video, comunque scrivete nei commenti hashtag Scarola. Come sempre fate i bravi, mangiate le verdure e ci vediamo al prossimo appuntamento settimanale. Bella a tutti!